bambini in attesa di giudizio. Hanno rubato, violentato, compiuto rapina a mano armata, ucciso. Hanno dai 7 ai 17 anni. Sono i ragazzi inseriti nel progetto Reti di tutela comunitaria per i minori nella città di Nairobi, uno dei progetti che l'ONG CEFA porta avanti in Kenya. Il programma si sviluppa a Nairobi, nella zona est di Kasarani, in un luogo protetto, la Nairobi Children's Remand Home, che accoglie minorenni abbandonati. In questa struttura viene ospitata una media di 60 ragazzini, che in genere devono scontare dalle 3 settimane ai 6 mesi. La polizia li porta qui in attesa della decisione del giudice. La maggior parte sono scappati da casa e il 30% di loro ha commesso crimini contro la legge. Tutti attendono la decisione definitiva del tribunale per sapere cosa ne sarà di loro. Primo passo del progetto è aiutare i ragazzi a ricostruire la loro autostima. Il CEFA ha allestito una sezione di counseling, una educativa e una che si occupa di rintracciare la famiglia. L'obiettivo è migliorare le condizioni di vita dei minori, focalizzando le azioni su aspetti educativi e psicologici e arrivando alla reintegrazione all'interno della famiglia d'origine. Quest'ultima è la parte più difficile. Spesso non si conosce il vero nome dei ragazzi, perché quando arrivano hanno un atteggiamento difensivo, di chiusura. Provengono da famiglie che vivono il disagio relazionale. La maggior parte viene dall'Islam. Per chi sta nelle baraccopoli, vivere o morire è la stessa cosa. Rubano, magari per comprarsi il cellulare, ma qui la polizia spara. Bisogna costruire con il ragazzo un rapporto di fiducia per poter arrivare al ricongiungimento familiare. Nel progetto si fa riferimento alla famiglia in senso esteso, non solo i genitori, ma anche parenti, insegnanti, vicini di casa. È un lavoro di rete affinché la comunità locale acquisisca la capacità di tutelare i suoi soggetti più vulnerabili. Su 100 reinserimenti, il 65% è in famiglia, il 30% in altre istituzioni. Del 65% reintegrato, il 5% scappa di nuovo. Per questo si cerca di prevenire con progetti di sensibilizzazione nelle scuole, con strumenti come il teatro partecipativo e sul territorio con corsi di formazione sulla genitorialità e sull'attivazione di reti di volontari, famiglie e associazioni a sostegno dei minori. Un obiettivo è lavorare anche sul sistema. Per questo si sono realizzati corsi di formazione anche per il personale governativo degli istituti minorili e il Ministero keniano è partner dell'iniziativa. La forza di questo nostro progetto sta nell'aver costruito pochi muri e nell'averne abbattuti molti. Abbiamo trasferito speranza a figli e genitori. Le radici della speranza stanno nell'esserci, abbracciare ed essere abbracciati, portare ed essere portati, concedendoci la possibilità di riprovare e il diritto e il piacere di amare ed essere amati.